Che vengano nell'attuazione di questa legge considerate le aspettative della comunità regionale, quanto anche all'approvazione di un riordino di tutte le amministrazioni locali che a livello regionale è considerato ineludibile. Grazie. Sì, la ringrazio, deputato Mazzotti di Celso. Adesso do la parola al deputato Massimiliano Fedriga. Grazie Presidente. Col voto sul rinvio che la maggioranza non ha voluto accogliere, si è visto per l'ennesima volta come approfondire, discutere, portare delle proposte costruttive di buonsenso serva ben poco in quest'Aula. Si accettano supinamente gli indirizzi dati dal governo o dalla vice segretaria del partito senza voler tutelare lo Stato di diritto e la garanzia delle autonomie dei nostri comuni e la libertà di voto e di scelta dei cittadini. Parlo di voto e di scelta perché in Friuli-Venezia Giulia, come state tentando di fare anche con la riforma costituzionale, ormai per la gestione del bene pubblico, per la gestione delle risorse frutto delle tasse, della fatica, del sudore dei cittadini, non saranno più gli stessi cittadini che quelle tasse le pagano a scegliere chi amministra quelle stesse risorse. Perché con la creazione, l'eliminazione delle province previsto dallo Statuto e la creazione di 18 nuovi enti, si passa da 4 province a 18 nuovi enti con 18 nuovi dirigenti, con l'aggravio di costi, saranno le segreterie del partito a scegliere, decidere chi gestisce la cosa pubblica. Dunque il cittadino non sarà più libero. E non sarà più libero di poter mandare a casa chi governa male e premiare chi governa bene le risorse che appartengono al cittadino. Non appartengono a chi decide, a chi decidono Serracchiani e compagni. Ebbene, non avrà più questa libertà. Una diminuzione della democrazia tanto cara a questo governo, la diminuzione della democrazia che lo vediamo nella proposta di riforma costituzionale. Noi abbiamo chiesto con estremo buonsenso, senza voler fare particolare ostruzionismo, rimandate questa decisione, rimandiamo questo voto, utilizziamo la capacità che ancora è in capo alle Camere per far riflettere e fermare chi vorrebbe e chi vuole utilizzare il nostro statuto, che è legge costituzionale, come scalpo elettorale, come dire, beh, qualcosa abbiamo fatto comunque a prescindere dagli interessi della gente. Oltre a questo, io ricordo, volendo entrare nel merito dello statuto stesso, che ci sono dei passaggi assolutamente allarmanti. Assolutamente allarmanti, l'articolo 4,2 di cui citavo prima entra a gamba tesa nell'autonomia degli enti locali. Lo leggo per fare capire ai colleghi che immagino non avranno trovato il tempo nell'attenzione per leggersi la modifica dello statuto. Scrive: in attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme anche obbligatorie di esercizio di associazione delle funzioni comunali, ovvero quelle UTE di cui parlavo prima, cioè l'ente locale, il comune eletto, i consiglieri eletti che hanno preso preferenze, che sono stati voluti, le preferenze di cui tutti si riempiono la bocca, che sono stati voluti dai propri concittadini, vengono totalmente esautorati dalle decisioni. Voi pensate che addirittura i bilanci dei comuni saranno decisi da questi enti di secondo grado e i comuni eletti, consiglieri eletti, avranno solo nella sostanza compito consultivo rispetto ai bilanci. E a questo serve lo statuto, ad annullare il potere decisionale della gente. Oltretutto ricordo che in questo statuto la parte che riguarda le città metropolitane è stata inserita da un collega senatore, mio corregionale, durante la prima lettura che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento. Una proposta questa non condivisa dal Consiglio regionale, che suo obtorto collo ha votato una mozione per dire va bene comunque, per paura e su minaccia della Serracchiani che venisse bloccato l'iter di revisione dello statuto. Ma come ricordavo ieri al sottosegretario, che devo dire, malgrado lo scarso intervento e incisione nel fermare lo statuto, però almeno ha avuto la pazienza di stare attento
a quanto stavamo trattando. Se avete la cortesia di andarvi a vedere le dichiarazioni di chiunque, di qualsiasi consigliere regionale, anche della maggioranza, anche del PD, ha dichiarato contro rispetto all'emendamento approvato e inserito in questo statuto. Quindi noi stiamo approvando uno statuto con una modifica sostanziale, perché l'introduzione delle città metropolitane, che lo stesso consiglio regionale nella sostanza non vuole, ma è stato costretto ad approvare per l'intervento di un senatore, oltretutto eletto a liste bloccate. Allora, adesso quando si chiede aspettiamo, la risposta è bocciare e rinviare l'altra seduta. E adesso drammaticamente ho paura che con la stessa testardaggine, che con lo stesso disinteresse, perché guardate, questo adesso riguarda il Friuli Venezia Giulia, ma è un precedente, queste imposizioni sono precedenti che riguarderanno tutto il territorio nazionale. E allora è troppo comodo, e parlo alla minoranza del Partito Democratico, andare in televisione a fare i discoli e poi quando arrivano le frustate di Renzi e Serracchiani si mettono in riga e in quest'aula votano rispetto agli ordini ricevuti. Chiedo soltanto un po' di dignità e di rispetto verso degli statuti, verso delle leggi di rango costituzionale che devono garantire libertà e democrazia nel nostro paese, anche per una piccola regione come il Friuli Venezia Giulia. Perché l'attacco che arriva tramite la riforma costituzionale alle regioni, alle autonomie, anche a quelle autonomie virtuose, anche nell'approvazione di questo statuto con la serva sciocca di Renzi Serracchiani, no, si vede verso... si esprima propriamente, Presidente, per favore, serva no, sciocca no, è un frase no, 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 questo non è ammissibile in un'aula parlamentare, Presidente Fedriga, Presidente, la prego di attenersi al linguaggio consono a quest'aula. Presidente, io non ho offeso nessuno. No, lei sta offendendo, la prego, sono servo sicura... Servo sciocco non è un'offesa. No, è un'offesa. È una constatazione. Se qualcuno la rivolgesse a lei... sarebbe un'offesa, lei si risentirebbe. Presidente, e io ho il dovere di tutelare chi non è in quest'aula. Presidente, ne ho sentite la di prego, molto peggio. Presidente Fedriga, vada avanti nel suo intervento. Avanti, grazie, Presidente Fedriga. Personalmente, no, va bene, lei lo ritiene un'offesa, io presiedo, le sto dicendo finire? Che è un'offesa. Posso finire? Può proseguire il suo non intervento? Ripeto, posso finire? Prego. E ritengo inaccettabili queste continue censure da parte della Presidenza, perché una cosa sono parole volgari. Altra cosa sono Presidente delle Fedriga, le sto dicendo che si deve esprimere propriamente Presidente, verso figure Presidente, istituzionali che non siedono in quest'aula. Va bene? Presidente, io vado avanti. In quest'aula di contestare come viene esercitata il mandato politico di una Presidente della Regione che ritengo che sì, in qualità, questo nessuno lo nega, questo nessuno lo nega, ma in modo non offensivo. Questo nessuno lo nega. Vada avanti. Non è un'offesa umana, è sull'attività politica della Presidente Serracchiani che ritengo che quell'attività politica sia da serva sciocca del governo, non è un'offesa personale. Non insista, non insista con questa qualifica. Presidente, non insista, questa non è una qualifica offensiva. Presidente, va bene? Io non sto, io ho il diritto di contestare. Lei vada avanti nel suo intervento nel rispetto lei, delle figure che menziona. Lei non è il sindacato della maggioranza o della vice segretaria del PD. Io non ho utilizzato, ho offeso dal punto di vista umano la Serracchiani, contesto la sua attività politica che è da serva del governo, che è legittimo dirlo, che è legittimo dirlo. Non l'ho offesa dal punto di vista umana e lei non mi può censurare. Io ho tutto il rispetto a livello umano per la Presidente Serracchiani, non ce l'ho per nulla per la sua attività politica. Io ho il diritto di dire che la sua attività politica è da serva, punto. Non è un'offesa umana e sono stufo personalmente di venire censurato per un giudizio politico sulla Presidenza. Non è un giudizio politico, certo, non certo, è un giudizio politico, certo, non certo è un giudizio politico, certo, e glielo ho anche no, ribadito. Non è un giudizio politico. A cosa mi stava riferendo? Allora, se lei no, mi scusi Presidente, l'ho anche ribadito specificando che mi riferivo alla sua attività politica e se lei è convinta, dopo anche la mia specifica, il suo tempo sta terminando, strada, Presidente no, Fedriga. Vada no, avanti nel suo intervento, no, vada avanti no, nel suo intervento. Io pretendo di avere i tempi che lei mi ha sottratto col suo intervento, di riaverli, perché stiamo discutendo su una cosa seria, le ho chiesto addirittura in ufficio di presidenza di avere la sensibilità
su una richiesta dell'opposizione di rinviare ad altra seduta e lei si è piegata totalmente ai voleri della maggioranza. E lei è l'Aula che decide, è l'Aula che decide, e l'Aula ha deciso. Vada avanti, vada avanti. L'Aula ha deciso di non rimandare ad altra seduta, si attenga al volere dell'Aula. L'ufficio di presidenza e lei ha negato su sua scelta. Dopo siamo venuti in Aula, quindi non neghi le sue responsabilità. Che continua a tutelare solo la maggioranza e mai le opposizioni, quando chiediamo una cosa di buon senso. E allora dicevo, chiedo ai deputati della maggioranza, su questa battaglia che, ripeto, è di rispetto degli statuti, delle leggi costituzionali, del diritto dei cittadini, di avere quel senso di dignità e di dire che forse, soprattutto chi comanda da fuori e chi manda i diktat da fuori, in quest'Aula non ha la priorità, ma la priorità ce l'hanno i diritti dei cittadini, dei liberi cittadini. Lasciamogli almeno per i comuni, volete toglierlo per il Senato, almeno per i comuni la possibilità di scegliere e di votare chi li amministra, perché togliendo quello, guardate, ve ne pentirete, non sarete sempre in maggioranza voi, non avrete sempre la maggioranza alla Camera voi e non sarà sempre Renzi a tutelare la ricandidatura di qualcuno. Bisogna quindi garantire la possibilità di scelta, di voto e di premiare chi amministra bene. Grazie.